Abbiamo ascoltato degli ampi stralci dei capitoli 15 e 16 della lettera ai Romani, quindi la parte conclusiva, comprese dopo le ultimissime parole in cui San Paolo rivolge tutta quanto una serie di saluti particolari anche a singole persone che ci danno informazioni molto utili per conoscere un po' la situazione della comunità cristiana primitiva, ma che sono state omesse con i testi perché evidentemente non adatte a un contesto di preghiera come quella appunto di una meditazione davanti all'Eucaristia. Ci sono quegli stralci che possono aiutarci evidentemente a pregare davanti al Signore. Il titolo di questa meditazione trae appunto origine da un versetto molto bello e pieno di speranza. Il Dio della pace stritolerà ben presto Satana sotto i vostri piedi. Chi di noi non desidera con tutto il cuore il compimento di questa promessa, ecco, può alzare la mano, ma non credo che nessuno la alzi, ecco, anche perché viviamo in tempi in cui l'oppressione, ecco, di Satana si fa sentire abbastanza pesante con il suo fiato mortifero, ecco. E per cui siamo in molti a supplicare il Signore che stritoli ben presto Satana, ecco, che poi addirittura lo faccia sotto i nostri piedi, meglio ancora, purché i nostri piedi siano fusi con i piedi dell'unica che gli ha sempre schiacciato la testa e che sempre glielo schiaccerà e che è sicuramente colei per mezzo della quale Dio schiaccerà anche questa volta la testa al diavolo. Abbiamo capito tutti di chi stiamo parlando, quindi la nominiamo per devozione, non perché non abbiamo capito, la Beatissima e Santissima Vergine Maria. Ora, in questo brano San Paolo dà alcune suggestioni, alcuni punti su cui riflettere un po'. Numero uno, ecco, quelli che sono forti nella fede e forti anche proprio nella virtù cardinale della fortezza, quindi coloro che sono più attrezzati ad affrontare con evangelica virilità, ecco, le prove, le tribolazioni, le persecuzioni, hanno il dovere sia di essere misericordiosi, quindi compassionevoli verso l'infermità dei deboli, così come anche di aiutarli, di farsene carico, senza compiacere noi stessi, nel senso accettando quel piccolo sacrificio, ecco, di chinarsi verso chi non ce la fa, ecco, sotto il peso sotto la sferza delle tribolazioni, per dargli una mano. Questo è un atteggiamento fondamentale dei figli di Dio. Poi San Paolo rievoca alcuni passaggi un po' forti che durante questo lungo tempo in cui abbiamo mandato questa lettera abbiamo avuto modo di poter leggere e fare nostri e interiorizzare, però ecco, con quella tipica carità apostolica dice: non è che ve l'ho detto queste cose perché non le sapete, ecco, ma semplicemente per ricordarvele e per esortarvi. Però a questo riguardo San Paolo ricorda, stava scrivendo ai Romani, cioè a pagani convertiti, che l'ufficio ricevuto dal cielo era per lui quello di trasformare i pagani da pagani ad un'oblazione gradita a Dio, santificata dallo Spirito Santo, quindi veramente, quindi persone completamente trasformate, rinate. E San Paolo dice chiaramente ciò che ogni ministro della Chiesa dovrebbe, anzi deve dire. Non oserei parlare di ciò che Cristo non avesse operato per mezzo mio per condurre i pagani all'obbedienza con parole e opere, con la potenza dei segni di prodigi, con la potenza dello Spirito. Un vero apostolo non può parlare di altro se non di Gesù Cristo, se non del Vangelo, se non di ciò che opera lo Spirito Santo attraverso la sua potenza santificatrice, e nient'altro che questo.
La fedeltà al mandato ricevuto, al singolo compito che il Signore ha dato all'Apostolo, ma anche al doverlo compiere come servo e come apostolo. Cioè, nessuno di noi può assolutamente inventarsi nient'altro che non Gesù, il suo Vangelo, quello che lui ha fatto e quello che lo Spirito attraverso i sacramenti e la sanzione santificatrice opera in favore di chi si converte. E basta. E subito al riguardo San Paolo ammonisce dal pericolo sempre incombente, antico e nuovo, di guardarsi da quelli che provocano divisioni e ostacoli contro la dottrina che avete appreso. Tenetevi lontani da costoro. Questi non servono Cristo nostro Signore, ma il proprio ventre, con un parlare solenne e lusinghiero, ingannano il cuore dei semplici. È in questo contesto che poi San Paolo pronuncia la frase: il Dio della pace stritolerà ben presto Satana sotto i vostri piedi, no? Siate saggi nel bene, prima di questo versetto, altra espressione del mortalare, e immuni dal male. Allora, la prima cosa, stare lontani da chi provoca divisioni e da chi semina errori dentro la sana dottrina cattolica, che non cambia né può cambiare, che è sempre la stessa. Non ci sono rivoluzioni o novità strane o aggiornamenti che stravolgano ciò che nella Chiesa si è sempre creduto. Chiunque predichi queste cose, da qualunque parte venga, deve essere dai figli di Dio, fedeli, tenuto lontano, tenetevi lontano da loro. Tenete quantomeno evidentemente lontano il cuore e la mente, guardatevi dall'ascoltarle queste cose. E bisogna fare attenzione, perché il cuore dei semplici è ingannato da queste cose. Purtroppo. Il Signore permette anche queste cose perché venga in luce ciò che c'è nel cuore. Io personalmente sono sempre stato convintissimo che se una persona nel proprio cuore cerca sinceramente Dio, la verità, il suo Vangelo e il suo volere, nostro Signore non può permettere che si rimanga ingannati. Magari uno può per un momento vacillare un po', ma è impossibile che non si torni sulla retta via, perché le astuzie del diavolo sono infinite per ingannare il prossimo, il suo potere è enormemente superiore rispetto alla nostra capacità di fargli fronte. Quindi se il Signore non ci aiuta siamo perduti, ma se il Signore non aiuta chi ha il cuore retto, chi ha la buona volontà, capiamo che non avremo scampo. Quindi bisogna guardarsi da tutto, ma bisogna anche essere certi che se sinceramente, questo è questo è il problema, se sinceramente si cerca la verità e quello che Dio vuole, non di utilizzare la religione e la fede come pretesto per giustificare quello che io voglio, quello che io penso, processo questo molto sottile ma molto diffuso, non sarà possibile o rimanere ingannati o quantomeno rimanere avvinghiati in un inganno in cui magari per qualche istante si è caduti. Saggi nel bene e immuni dal male, attraverso l'obbedienza. L'obbedienza, attenzione, l'obbedienza, qui San Paolo intende probabilmente l'obbedienza a lui e al suo Vangelo, quindi al ministro autorevole di Cristo e non a chi semina l'inganno, la menzogna e la divisione. È evidente che il contesto porta a questo tipo di lettura, e questo porta ad essere saggi nel bene e immuni dal male, perché per essere immuni dal male, dalle fonti del male, dobbiamo starne lontani. E a queste condizioni
Il diavolo può seminare gli inganni che vuole, può seminare la divisione che vuole, può fare il bello e il cattivo tempo, tutto questo fino a quando Dio glielo permette e nella misura in cui glielo permette. Ma sotto i piedi di coloro che cercano il bene, il vero, la verità e cercano di mantenersi fedeli, Satana rimarrà stritolato per opera della potenza di Dio. Di questo non possiamo avere dubbi. Infine San Paolo conclude con questo auspicio che ce lo portiamo nel cuore, ecco, ce lo sentiamo rivolti a noi e che possa essere uno splendido augurio di Natale a colui che ha il potere di confermarvi secondo il Vangelo che annunzio e il messaggio di Gesù Cristo. Noi abbiamo bisogno di essere confermati nel Vangelo che abbiamo creduto e nel messaggio del Signore a cui aderiamo. Ecco, secondo la rivelazione del mistero taciuto per secoli eterni, che in questi giorni contempleremo, Natale è la rivelazione del mistero taciuto nei secoli eterni, cioè che Dio si sarebbe fatto uomo, come diciamo nel credo, per noi uomini e per la nostra salvezza, disceso dal cielo. E questo perché era stato rivelato dalle scritture per ordine dell'Eterno Dio ed è rivolto a tutte le genti perché obbediscano alla fede. Tema caro a San Paolo, obbediscano alla fede, cioè facciano proprio ciò che la fede chiede di credere e in base ad esso vivere. Chi vive di fede ha quella che San Paolo chiama l'obbedienza della fede. In base alle cose che io credo e nella misura in cui davvero ci credo, io vivo. C'è un abisso, tante volte ho avuto modo di dirlo, tra chi vive di fede e nella fede e chi nella fede di fede non ci vive. Un abisso quantomeno nella modalità interiore, quindi nel cuore, e del come si vivono le stesse identiche cose. Le testimonianze di questo sono davvero tante e anche molto diffuse, ecco, nei momenti particolari che tuttora stiamo vivendo. A Dio che solo è sapiente per mezzo di Gesù sia gloria nei secoli dei secoli. Lo ringraziamo immensamente per il dono che ci ha fatto, gli chiediamo in questo tempo di silenzio dinanzi a Lui che ci aiuti a vivere e a fare davvero un grande santo.